Eccoci pronti, ben ritrovati per un nuovo appuntamento con Parliamone. Oggi ci occuperemo del cuore, come proteggere il nostro cuore. Lo faremo insieme ad un esperto in studio. Grazie per essere con noi, alla dottoressa Mimma Cloro. Lei è una cardiologa, lavora all'azienda ospedaliera di Cosenza. Vi ricordo, come sempre, qualora vogliate potete chiamarci, potete porre delle domande direttamente alla dottoressa Cloro. Io oggi comincerei col parlare di aritmie, dottoressa, perché insomma sono tanto diffuse, ci preoccupano tanto, esistono diverse tipologie. Partirei da qui nell'illustrare proprio quali sono le diverse tipologie di aritmia. Sì, le aritmie sono un grosso capitolo della cardiologia, perché come diceva lei poco prima sono tante e alcune di queste non sempre di facile interpretazione. Grosso modo, per i telespettatori che ci seguono, le aritmie vengono classificate principalmente in due grossi gruppi. Le aritmie sopraventricolari cosiddette, che originano in genere dalle cavità superiori del cuore, che sono rappresentate dagli arteri, e le aritmie ventricolari, di cui poi se ne conoscono diversi tipi, che originano appunto da alcune zone ben precise del ventricolo. In termini generali, le aritmie sopraventricolari sono sempre quelle che si associano a una prognosi benigna, sono facilmente trattabili con le terapie farmacologiche, con i farmaci antiaritmici. E tra le sopraventricolari sicuramente riveste un ruolo particolare, ma soprattutto per la prevalenza di questa aritmia nella popolazione generale, soprattutto nella popolazione di pazienti anziani, la fibrillazione atriale. Fibrillazione atriale che praticamente crea grossi problemi al paziente, perché è un'aritmia fortemente emboligena, cosiddetta. Quando noi non attuiamo delle terapie farmacologiche che tendono a scoagulare il sangue, questa aritmia, poiché manca completamente una contrazione dell'atrio sinistro, tende a formare degli emboli che poi chiaramente alle sistole ventricolari possono partire e quindi immettersi nella circolazione sistemica e dare soprattutto quadri neurologici di tipo cardioembolico, ecco, l'ictus embolico. È un'aritmia che ci interessa moltissimo, come dicevo prima, per la prevalenza che raggiunge soprattutto nella popolazione di anziani. L'Italia è una, gli italiani sono un popolo molto, molto vecchi, no? Sono i più longevi in assoluto, ed è particolarmente frequente soprattutto negli ultra ottantenni, dove può raggiungere addirittura delle prevalenze di circa il 10%. Quindi insomma molta attenzione. Ma dottoressa, da che cosa sono causate le aritmie? Allora, le aritmie, se noi parliamo delle sopraventricolari, quali per esempio la fibrillazione atriale, riconoscono diversi fattori di rischio che poi sono anche quelli che sono alla base di molte malattie cardiovascolari. Per esempio l'iperteso o il diabetico può andare incontro più facilmente rispetto a un paziente non iperteso o non diabetico a fibrillazione atriale. La stessa cardiopatia ischemica, quindi pazienti che hanno già avuto un infarto in passato, possono sviluppare una fibrillazione atriale, e gli stessi pazienti che hanno uno scompenso cardiaco frequentemente si complicano con la fibrillazione atriale. Per quanto riguarda tutte le altre forme di aritmie sopraventricolari, ci sono poi delle forme che potrei definire congenite, nascono con l'individuo, che sono delle forme di tachiaritmia che riconoscono una via
elettrica accessoria che bypassa le vie elettriche normali, le vie elettriche di conduzione normali, e che innesca a una velocità chiaramente superiore, quindi trasporta lo stimolo con molta velocità e quindi bypassa il circuito normale. Sono delle aritmie che attualmente si trattano sia con terapie farmacologiche, poi chiaramente dipende dalla gravità, dall'aritmia, dal numero degli episodi, ma negli ultimi anni queste forme di aritmie, ma la stessa fibrillazione atriale, devo dire, possono essere trattate in maniera quasi definitiva, perché purtroppo le recidive ci possono essere, con delle tecniche di ablazione transcatetere. E alle tecniche di ablazione ci arriveremo. Dottoressa, l'extrasistole può avere conseguenze gravi? Le extrasistole vanno sicuramente attenzionate, soprattutto le extrasistole ventricolari, quando chiaramente sono qualitativamente e quantitativamente importanti. Non è la singola extrasistole che ci preoccupa, ma sono le tante extrasistole che possono sperimentare alcuni soggetti e che a lungo andare purtroppo possono provocare una cardiomiopatia. Certo, lei lo diceva prima che bisogna indagare, che le aritmie sono tante, perché è importante capirne la causa. Beh, intanto perché se noi conosciamo le cause di questa aritmia, rimuovendo la causa possiamo comunque garantire una migliore qualità di vita a questi pazienti e minor numero di episodi nel corso, della loro vita. Quindi per ogni patologia, comunque in medicina, è fondamentale riconoscere la causa. Rimuovendo quella, o se non è rimovibile, trattandola, si concede comunque al paziente una qualità di vita ottimale. Certo, invece dottoressa, quando si parla di aritmia sinusale, che cos'è e come si manifesta? Oh, l'aritmia, lei probabilmente si riferisce all'aritmia sinusale respiratoria. L'aritmia sinusale respiratoria è un'aritmia che è tipica dei soggetti giovani, in genere fino ai 25 anni di età i giovani possono avere questa aritmia. Si riconosce dal fatto che la frequenza, diciamo, dei complessi ventricolari, quando noi eseguiamo l'elettrocardiogramma, non è perfettamente regolare, nel senso che ci sono... Allora, io la fermo perché abbiamo una telefonata, poi completiamo però questo discorso. Pronto? 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 Abbiamo qualche problema al telefono? Pronto? Allora, completiamo il discorso, poi vediamo se riusciamo a ristabilire il contatto con il nostro telespettatore o la nostra telespettatrice. E ritornando all'aritmia sinusale respiratoria, ecco, si caratterizza perché sul tracciato elettrocardiografico notiamo delle fasi di rallentamento e delle fasi di accelerazione. È una condizione perfettamente normale, reversibile in genere poi con l'età adulta, ed è legata soprattutto al sistema nervoso autonomo. Quando rallenta, il sistema parasimpatico prende il sopravvento sul cuore, e che ha degli effetti inibitori sul cuore, rallenta la frequenza cardiaca. Quando poi prevale il sistema simpatico, quello che utilizza come neurotrasmettitori la noradrenalina, l'adrenalina, che sono dei neurotrasmettitori eccitatori, accelerano la frequenza cardiaca. Allora, vediamo se siamo riusciti a ripristinare la linea. Pronto? Pronto? Sì, noi la sentiamo pochissimo. Prego i nostri tecnici di aiutarci e di alzare un po' l'audio in studio. Vediamo se riusciamo a sentire la domanda per la nostra dottoressa. Pronto? No, non riusciamo a comunicare. Vorrei fare una domanda alla dottoressa. Chiedo al nostro regista di aiutarci con l'audio in studio di ritorno, che non abbiamo e quindi non riusciamo a comunicare con chi ci chiama. Allora, dottoressa, dicevamo aritmia, perché c'è tanto... Insomma, ci confondiamo spesso, no? Spesso si dice aritmia e scompenso cardiaco.
sfatiamo alcuni miti. Sono o no la stessa cosa? Assolutamente no. No, direi che a volte ci sono delle forme di aritmia che possono indurre uno scompenso cardiaco, ed è il caso ad esempio della fibrillazione atriale cronica, che col passare degli anni può portare ad uno scompenso cardiaco. Ma nella stragrande maggioranza dei casi le aritmie sono una complicanza successiva allo scompenso cardiaco, soprattutto dello scompenso cardiaco in fasi avanzate. Questi pazienti, i pazienti con scompenso cardiaco che hanno una ridotta contrattilità globale del ventricolo, possono sviluppare delle aritmie minacciose quali la tachicardia ventricolare o la fibrillazione ventricolare. Sono pazienti che purtroppo muoiono per morte improvvisa. Dottoressa, possiamo anche dire ed essere chiari nei sintomi, no? Che caratterizzano l'aritmia piuttosto che lo scompenso cardiaco? Ok, se parliamo specificatamente di aritmie, il sintomo cardine sicuramente è il cardiopalmo. Il paziente avverte chiaramente la sensazione di un battito estremamente veloce, riconosce spesso il momento dell'insorgenza e dice anche con precisione anche il momento in cui l'aritmia scompare, e sono delle caratteristiche che a noi medici interessano molto probabilmente, perché queste caratteristiche ci inducono a formulare delle ipotesi diagnostiche su un tipo di aritmia piuttosto che su un'altra. E io su questo la fermo, perché diciamo a chi in questo momento ci sta guardando di essere molto precisi e dettagliati nella descrizione, qualora insomma siate dinanzi ad un professionista, perché sarà più definita la diagnosi, no? Sì, ripeto, ci sono dei sintomi, diciamo, cardini portanti di queste malattie, chiamiamole elettriche del cuore. Il cardiopalmo, come dicevo, è sicuramente il sintomo più importante ed è quello che poi porta il paziente in pronto soccorso o comunque il paziente a fare una visita cardiologica. Altre volte, quando ad esempio ci troviamo di fronte ad un'aritmia extrasistolica, il paziente avverte chiaramente la sensazione di un battito mancante che si ripete più volte nell'arco della giornata. Io la fermo perché abbiamo una telefonata, speriamo di essere più fortunati. Pronto? 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 Sì, la sentiamo molto piano, vediamo un po' se riusciamo a comunicare. Da dove ci chiama? Pronto? Noi non riusciamo a sentire in studio, non so se, ribadisco, i nostri tecnici ci possono dare una mano in questo. Allora, dottoressa, completiamo, ci dispiace per chi è dall'altra parte, ma proprio non riusciamo a sentire che cosa voi vorrete chiedere alla dottoressa Cloro. Allora, dottoressa, chiudiamo questo discorso sulle aritmie, stavamo parlando dei sintomi, no? Sì, e ci sono poi altre forme di aritmie che possono manifestarsi con la sincope, con le lipotimie, questa sensazione di mancamento, a volte proprio una perdita della coscienza. Ci sono altre forme di aritmia, nel caso specifico le tachicardie ventricolari ad alta risposta, che possono provocare un deterioramento emodinamico, no? E quindi i pazienti non tollerano l'aritmia, sono ipotesi e rischiano lo shock cardiologico. Allora, forse questa volta sentiamo chi abbiamo in linea. Pronto? Pronto? Finalmente la sentiamo, ben avvenuto. Allora, qual è la domanda per la dottoressa? Una domanda alla dottoressa. Prego, prego. Ci dica. Volevo dire alla dottoressa che io sono stata operata dal cuore, mi hanno fatto un'angioplastica e più mi hanno chiuso un dia. Volevo dire la cura che faccio, se va bene. Io prendo il Congester, la cardiosperina, l'ASC e il Procoralon. Procoralon.
Sì, direi che la terapia giusta per questo tipo di patologia mi sembra di capire che la signora ha fatto un'angioplastica, quindi ha una cardiopatia Sì. ischemica. Sì. Non so se in passato la signora ha avuto un infarto, ma la terapia, diciamo, più Sì. importante della cardiopatia ischemica è l'antiaggregante piastrinico, che è l'aspirina. E poi utilizziamo dei farmaci antischemici quali il beta bloccante, mi sembra che la signora faccia il Congescor, il labisoprololo, che noi utilizziamo per ridurre il consumo di ossigeno da parte del miocardio, per ridurre la frequenza e la contrattilità. Infatti. E poi la signora fa anche un altro farmaco, l'ivabradina, che è un farmaco bradicardizzante puro, non ha effetti sulla pressione sistolica, ma ha degli effetti soprattutto sulla diastole del ventricolo e quindi sulla capacità di rilasciamento del ventricolo. Anche questo è un ottimo farmaco per trattare la cardiopatia ischemica. Quindi la sua terapia è Dottoressa, giusta, se non direi altre di sì. domande la salutiamo. Sì, un'altra domanda Prego, soltanto. Volevo prego. dire alla dottoressa che quando sto a letto a volte ho dei battiti molto forti a letto, specialmente la sera. Vorrei sapere di che cosa dipende. Si deve preoccupare la signora dottoressa? Allora sì, nel senso che se il disturbo è particolarmente frequente e invalidante, sicuramente deve effettuare un controllo cardiologico. Più specificatamente, la signora dovrebbe eseguire un elettrocardiogramma dinamico delle 24 ore per capire bene cosa succede nell'arco della giornata a questa signora. Non dimentichiamo che ha una cardiopatia ischemica ed è stata anche operata per un difetto del setto interatriale. Quindi ci sono, come dire, delle cause che possono indurre alla comparsa di aritmia. Quindi questo è il nostro Quindi consiglio, faccia questo deve fare elettrocardiogramma e poi l'elettro. insomma ci Grazie. sentiamo. Grazie, Grazie per averci dottoressa. telefonato, grazie La molte. ringrazio. Allora, Arrivederci. dottoressa, torniamo alle aritmie. Come si fa a diagnosi di aritmia? E a volte il compito ci è facilitato perché il paziente arriva già con l'aritmia e basta un elettrocardiogramma a 12 derivazioni per fare diagnosi, quindi poi non diventa particolarmente difficile. Diventa difficile invece quando il paziente ha tutti i sintomi ma ha un elettrocardiogramma perfettamente normale. Spesso in questi pazienti facciamo l'Holter ECG che risulta poi perfettamente normale. Ecco, l'ideale magari sarebbe in questi pazienti fare degli Holter più prolungati. Adesso sono anche disponibili degli Holter, delle registrazioni che durano 7 giorni, con la speranza in quei 7 giorni di diciamo, vedere l'aritmia registrata. In altri casi ancora, quando l'elettrocardiogramma non è particolarmente diagnostico, l'Holter non ci dice nulla, ma comunque il paziente riferisce dei sintomi tipici che ci fanno pensare a determinate aritmie, si può ricorrere anche allo studio elettrofisiologico, vale a dire un esame invasivo che serve ad indurre l'aritmia e in tal modo poi siamo in grado di fare diagnosi e di stabilire anche la terapia futura per il paziente. Certo, quindi insomma abbastanza anche complessa mi sembra come iter per definire la diagnosi. Abbiamo detto che insomma, è fondamentale scoprire la causa poi per Sempre. personalizzare la terapia, no? Si va verso questa medicina che è cucita su misura, le terapie cucite su misura per il È paziente vero. mi sembra una bella cosa, no, Sì, dottoressa? fino a poco tempo fa si parlava di medicina basata sulle evidenze. Adesso un po' questa cosa viene rivalutata o modificata più che altro perché adesso stiamo andando incontro verso la medicina personalizzata. E ci fermiamo, ne parliamo subito dopo la telefonata. Pronto? Pronto? Ben avvenuto. Mi deve fare una gentilezza, deve abbassare il televisore, ci dobbiamo parlare solo per telefono, altrimenti creiamo confusione.
Ecco, perché arriva in ritardo. Oh, capito. Allora, mi abbassa il televisore, qual è la domanda per la dottoressa? Allora chiudo? Sì, sì, il televisore sì, solo per telefono ci ascolti. Va bene, grazie. Allora, qual è la domanda per la dottoressa? Vorrei fare una domanda. Prego. Sì. Qual è la domanda per la dottoressa? La stiamo ascoltando. Pronto? Qual è la domanda? Sì. Deve abbassare il televisore, altrimenti non riusciamo a comunicare. Pronto? Sì. Allora, qual è la domanda per la dottoressa? Siccome io sono stato operato 2 volte e ho 7 bypassi e anche mi hanno messo il fibrillatore. Adesso, dato che io avevo troppo fibrillazione, mi hanno fatto ablazione. Quindi lei... E mi hanno fatto questa ablazione. E adesso non mi sento tanto bene, mi sento... che mi stanco. Cosa possiamo dire al nostro telespettatore, dottoressa? Allora, intanto il paziente ha una cardiopatia ischemica cronica sottoposta probabilmente molti anni fa a un bypass aorto coronarico, quindi a una rivascolarizzazione di tipo chirurgica. Credo che successivamente al paziente sia stato impiantato un defibrillatore. Non so se perché nel corso della vita questo paziente ha avuto delle tachicardie ventricolari sostenute o perché, avendo una cardiopatia ischemica cronica, è andato incontro ad uno scompenso cardiaco con una disfunzione sistolica severa. Perché i defibrillatori, ecco, li possiamo impiantare sia nelle disfunzioni ventricolari severe senza aritmia, ma in prevenzione primaria, oppure in pazienti che hanno anche una buona funzione sistolica del ventricolo sinistro, ma che hanno una tachicardia ventricolare sostenuta. Quindi non so quale dei due casi è il problema del caso del signore. Poi molto probabilmente il signore è andato incontro a fibrillazione atriale, che, ripeto, è un'aritmia molto frequente in questi pazienti. Il cardiologo che ha consigliato questa procedura molto probabilmente ha visto che era un paziente eleggibile a questa procedura, probabilmente perché l'atrio sinistro non era particolarmente ingrandito, e avrà trovato delle indicazioni abbastanza valide da consigliare al paziente di fare l'ablazione, che credo il paziente abbia fatto. I sintomi che riferisce mi sembrano legati più a uno scompenso cardiaco che non all'aritmia di per sé. Quindi cosa deve fare? Allora, sicuramente questo è un paziente che deve essere seguito da un cardiologo. Le terapie iniziali spesso vanno modificate nel corso degli anni. Probabilmente va modificato il diuretico, va modificato il beta bloccante, va modificato l'ACE inibitore. È impensabile che un paziente rimanga per tutta la vita con la terapia prescritta alla dimissione. Quindi questi sono i nostri consigli. Se non ha altre domande, noi la salutiamo. Grazie. Grazie a lei per averci telefonato, grazie. Allora, andiamo avanti. Noi dicevamo delle terapie personalizzate, quindi in questo caso anche per l'aritmia, insomma, si va di solito verso una terapia che possa essere cioè che possa essere come un abito, dicevamo, no? Che possa andare bene per il paziente. Però sulle terapie, sulle novità terapeutiche ci soffermeremo subito dopo la pubblicità. Restate con noi.
Seconda parte di Parliamone, ve lo ricordo, ci stiamo occupando della salute del nostro cuore. Nella prima parte abbiamo parlato molto di aritmie, quali sono i sintomi, i tipi di aritmie, la differenza con lo scompenso cardiaco. Lo stiamo facendo insieme a un professionista in studio, la dottoressa Mimma Cloro, lei è cardiologa, lavora all'azienda ospedaliera di Cosenza. Seconda parte dedicata alle terapie, vi ricordo inoltre, qualora vogliate, ci potete chiamare e potete porre direttamente delle domande alla dottoressa Cloro. Dottoressa, abbiamo sentito parlare anche dai nostri telespettatori, no? Che ci hanno chiamato di ablazione. Che cos'è quando si rende necessaria? Allora, l'ablazione è una tecnica, definiamola invasiva, perché attraverso dei cateteri che vengono inseriti dalla femorale si arriva, dopo chiaramente una accurata diagnosi dell'aritmia e dopo aver chiaramente mappato le varie sedi che possono essere responsabili di aritmie con delle apparecchiature particolari molto sofisticate, quindi si inseriscono questi cateteri che emanano delle radiofrequenze nelle zone che sono responsabili della comparsa di aritmia e si cerca di ablare, quindi di bruciare, se vogliamo usare un termine molto semplice per i telespettatori, di bruciare quella zona responsabile dell'aritmia. Allora, riuscirà, cioè è una risposta definitiva, lo scopriremo subito dopo la telefonata. Pronto? È pronto, buonasera. Buonasera a lei, qual è la domanda per la dottoressa? Una domanda alla dottoressa. Sì. Volevo chiedere un suo parere. Mia moglie ha due malattie rare. Fa uso di cortisone ogni giorno e all'ultima analisi c'è un piccolo problema, le hanno trovato l'omocisteina alta, in più ogni tanto ha la tachicardia, mi capita. Sono un anno e mezzo che prende il cortisone tutti i giorni, prende i diuretici perché c'ha due malattie rare, prende il delta cortene ad alti dosaggi. Volevo un suo parere su questo episodio di tachicardia e dell'omocisteina, che poi non è comunque tanto alta. Ha fatto le analisi all'annunziata ed era 17,5 il valore. Grazie, buonasera. Grazie, allora cosa possiamo rispondere al nostro telespettatore? Sul problema, allora il cortisone ritengo che la signora lo faccia per una malattia infiammatoria cronica. Non so se è una malattia autoimmunitaria, visto che è una donna giovane. Per quanto, e quindi se ha una malattia infiammatoria cronica molto probabilmente dovrà fare il cortisone a vita, che comunque non c'entra nulla con l'altro problema. Per quanto riguarda l'omocisteina, negli ultimi anni si è cercato di trovare dei nuovi fattori di rischio cardiovascolari, perché eravamo stanchi di parlare di ipertensione, di ipercolesterolemia, di fumo di sigaretta, che rimangono comunque i fattori di rischio più importanti in assoluto. C'è stato un fiorire di lavori per cercare nuovi fattori di rischio che, per spiegare anche quelle situazioni, quei pazienti che avevano un infarto del miocardio in assenza dei fattori di rischio classici. In realtà, se noi andiamo a fare lo screening della popolazione generale, la maggior parte dei soggetti normali risultano o eterozigoti per l'enzima che va a metabolizzare l'omocisteina o omozigoti. Come si tratta l'iperomocisteinemia? E non abbiamo nessun farmaco a disposizione. Si è tentato, si tenta di somministrare in questi pazienti l'acido folico, perché l'acido folico è una vitamina che è il cofattore enzimatico che interviene nel metabolismo dell'omocisteina, ma in realtà questa terapia che noi facciamo rimane estremamente empirica perché non abbiamo dati clinici a disposizione che ci confermano o meno l'efficacia dell'acido folico nell'iperomocisteinemia. O iperocisteinemia. Però se pensiamo che
L'eterozigosi per omocisteina raggiunge il 46% della popolazione mondiale, significa che noi dovremmo trattare il 46% della popolazione mondiale con l'acido folico. Quindi negli ultimi tempi poi abbiamo anche abbandonato il ricorso al dosaggio dell'omocisteina perché non ci spiega il suo ruolo nella genesi delle cardiopatie ischemiche e quindi ritengo importante non distrarsi dai nuovi fattori di rischio emergenti che spesso rappresentano soltanto diciamo, il mezzo per alcuni ricercatori di fare pubblicazioni scientifiche e di non dimenticare quali sono i veri fattori di rischio per le malattie cardiovascolari. E tra queste rimane ancora il più importante la ipercolesterolemia e in modo particolare l'aumento abnorme del cosiddetto colesterolo cattivo, del colesterolo LDL. Abbiamo un'altra telefonata, però prima volevo dire, per la tachicardia, no? Il nostro telespettatore diceva che aveva questi episodi di tachicardia alla moglie, che cosa possiamo indicare, che cosa deve fare per... Come ho detto all'altro telespettatore che ha telefonato, se gli episodi sono frequenti, e purtroppo peggiorano la qualità di vita di questa signora che ritengo sia già abbastanza compromessa e deve fare l'elettrocardiogramma possibilmente durante le fasi del cardiopalmo per cercare di capire che tipo di aritmia ha e anche lei deve poi eventualmente fare un Holter ECG, vale a dire un elettrocardiogramma dinamico che duri 24 ore. Ok, che abbiamo in linea, pronto? Sì, pronto, buongiorno. La sentiamo, buongiorno. Ci scusi se l'abbiamo fatta aspettare, ma ci piaceva dare una risposta completa a chi l'ha preceduta. Qual è la domanda per la dottoressa? Allora, io voglio chiedere alla dottoressa, allora io ho avuto due infarti, cioè di cui uno con 17 fibrillazioni. Ho 7 stender. L'ultimo stender che mi hanno fatto Germaneto Catanzaro, mi hanno detto che non possono più intervenire in quanto è impossibile. Io ho fatto una domanda anche a Andolfi, il professore, quindi ho detto allora però dice, finché va, io mi sento sempre più debole, mi sento sempre un mal di petto, stanco. Sempre e non so, prendo un sacco di medicine. Però vado sempre indietro che avanti. Allora, cosa possiamo consigliare? Il paziente ha 7 stent, a dire la verità abbiamo visto pazienti che ne, a volte anche più di 7. Noi ne abbiamo avuto un paziente che aveva 30 stent. Allora, finché è possibile fare l'angioplastica e mettere lo stent, lo si fa tranquillamente perché chiaramente non si può lasciare il paziente con il dolore toracico. Purtroppo poi si arriva a un punto in cui magari per progressione di malattie, per comparsa di malattie anche nelle coronarie più periferiche, un'ulteriore angioplastica o un ulteriore stent non porta alcun giovamento. Quindi in questi casi, presumo che il professore Indolfi abbia valutato bene l'ultima coronarografia del paziente e si sarà reso conto che qualsiasi intervento vada a fare su queste coronarie probabilmente non porterà alcun beneficio. E qui interviene la terapia, sicuramente la terapia farmacologica, per cercare di aiutarlo il più possibile e rallentare la progressione della malattia. Dottoressa, quali consigli possiamo dare al nostro telespettatore che lui diceva di sentirsi sempre più stanco, insomma questi sintomi che insomma, abbassano la qualità di vita, lui può combatterli in qualche modo? Io non so quale sia la terapia in atto del paziente,
Nell'ultimo periodo, devo dire, nell'ultimo decennio sono venuti fuori altre due molecole per il trattamento della cardiopatia ischemica cronica, che in questo caso nel paziente è una cardiopatia diventata cronica. Ci sono queste due nuove molecole che noi utilizziamo, devo dire, quando già la terapia farmacologica è massimale, l'aggiungiamo a quella che già fanno i pazienti e in qualche modo riusciamo a migliorare la qualità di vita di questi pazienti riducendo gli episodi di angor o comunque, cioè aiutandoli anche con la dispnea, con l'astenia. Ci sono poi una serie di terapie farmacologiche di contorno alla terapia farmacologica base della cardiopatia ischemica. Allora, se lei ha altre domande, altrimenti la salutiamo. Sì, volevo dire Prego. soltanto che io ormai ho un chiodo fisso, dice, non possiamo più agire in quanto non si può più intervenire né con l'angioplastica né con nessun sistema. Ora, io, come ripeto, volevo chiedere alla dottoressa, cioè questo è un telegramma di morte. Ma speriamo di no, Ecco, io sì, assolutamente no. mi auguro di no per il paziente. Guardi, l'obiettivo principale, nel suo caso è quello di rallentare ulteriormente la progressione della malattia, magari anche con alcuni rimedi che non tutti fanno, quale l'attività fisica moderata che aiuta la formazione di circoli collaterali, perché se le coronarie sono chiuse o in parte chiuse, la formazione di circoli collaterali sicuramente aiuta una maggiore ossigenazione del muscolo e dovrebbe migliorare. Ma ripeto, non conosco la terapia farmacologica che fa il paziente, non so se è in terapia medica E se vuole ottimale gliela oppure dico. no. Ma guardi, bisognerebbe proprio vederla perché noi in televisione diamo delle indicazioni, poi le visite sono un'altra cosa e la salute è troppo importante per no, consigliare farmaci in televisione. Quindi la dottoressa lavora in ospedale, qualora lei volesse può prenotarsi e sicuramente la vedrà con piacere. No? D'accordissimo, Va d'accordissimo. bene, la ringrazio molto per averci telefonato, le Grazie, poi. faccio tanti, le facciamo tanti Auguri. cari auguri. Allora, dottoressa, torniamo a parlare, avevamo lasciato in sospeso il discorso sull'ablazione per le aritmie. La domanda era, dà una risposta, diciamo, non solo efficace, ma completa oppure no? E dipende sempre dal tipo di aritmie che noi andiamo a trattare. Ci sono alcune forme di aritmie, quelle che sono legate alla presenza di vie anomale occulte, in cui l'ablazione sicuramente è risolutiva nel 100% dei casi. Quindi può essere definitiva come risposta. Esatto. E ci sono invece altre forme di aritmie, quali la fibrillazione atriale, non sempre l'ablazione è in grado di far guarire completamente il paziente, molto spesso ci sono delle recidive. Ma le recidive dipendono soprattutto E diciamo, sulle dal recidive tempo. ci ritorniamo perché abbiamo una telefonata. Pronto? Pronto, buonasera. Benvenuto, buonasera a lei. Qual è la domanda per la Una dottoressa? cosa che alla dottoressa, siccome io ho Prego. fatto un mese fa un eco Doppler ecografia cardiaca. Sì, mi deve abbassare il televisore e ci deve ascoltare solo per telefono, se no non riusciamo a comunicare. Pronto? 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 Sì, se gentilmente mi abbassa il televisore ci sentiamo solo per telefono, altrimenti è difficile comunicare. Le chiedo questa gentilezza. Vabbè, io un mese fa ho Sì. fatto un'ecografia cardiaca, un'ecocardiogramma. Sì, poi che cosa è successo? Ma no, siccome c'ho la aorta descende millimetri i 38, va bene 38 millimetri.
Sì, allora, se parliamo di radice aortica va bene 38 mm perché il valore massimo, che comunque è sempre nella norma, è di 40. Se invece parliamo di aorta ascendente, il valore limite è 35, ma ad ogni modo mi sembra una più che una dilatazione, mi sembra una lieve ectasia dell'aorta ascendente. Bisogna però tenere conto che quando si esegue un'ecocardiografia tutti i parametri vanno sempre indicizzati per la superficie corporea, perché io posso avere un'aorta ascendente che può sembrare apparentemente dilatata, ma se io la indicizzo per la superficie corporea rientra nei limiti della norma. Ad ogni modo 38 è una lieve ectasia dell'aorta ascendente, non deve fare assolutissimamente nulla il paziente se non effettuare degli ecocardiogrammi periodici, e per evitare che questa aorta vada incontro ad ulteriore dilatazione deve controllare due cose fondamentali. Una è la pressione arteriosa, possibilmente con valori, deve raggiungere dei valori di 120-70 per chi ha l'ectasia dell'aorta ascendente, e la frequenza cardiaca, che deve essere tra 50 e 60. Questo perché ad ogni pulsazione, ad ogni battito cardiaco vi è una spinta, quindi sull'aorta. Se io aumento la frequenza cardiaca, questa aorta viene sollecitata più volte nell'arco delle 24 ore. Se invece riduciamo la frequenza cardiaca, l'aorta viene sollecitata di meno e quindi va incontro con estrema lentezza alla dilatazione. Allora, io... Sì, ci dica. Io ho i battiti cardiaci 62, 65, 58, 60, perfetto. Queste. Perfetto, e questa è la frequenza che lei deve mantenere. Allora, va bene, allora. Le abbiamo dato delle buone notizie, auguri anche a lei per la Pasqua vicina. Stia, insomma, sereno, no? Stia sereno. Va bene, arrivederci. Sì, a risentirla. Dottoressa, dicevamo, le recidive a volte ci possono essere nonostante l'ablazione, quindi non è per tutti una risposta definitiva. Esatto. Quando noi dobbiamo scegliere tra due procedure, tra la terapia farmacologica e le terapie invasive, quali ad esempio l'ablazione, noi dobbiamo sempre come medici valutare rischio e beneficio di una procedura. Allora, se io ottengo il massimo beneficio anche con la terapia farmacologica, non ha senso che io dia indicazione a un trattamento ablativo dell'aritmia. Se invece le aritmie non sono ben controllate dalla terapia farmacologica, oppure sono delle aritmie che col passare del tempo possono evolvere in forme aritmiche minacciose per la vita, in tal caso, soprattutto se si tratta di soggetti giovani che hanno un cuore morfologicamente sano, sicuramente può essere consigliata l'ablazione. Che abbiamo in linea, benvenuto o benvenuta? Pronto? Benvenuta a lei. Allora, da dove ci chiama? Chiamo dalla provincia di Catanzaro. Sì, dalla provincia di Catanzaro, grazie. Qual è la domanda per la dottoressa? La domanda è perché io ho subito un intervento al cuore, sì. Ho sostituito dei due orti. E il problema è che quando prendo la cateterina, la sera, per i dolori che ho fatto di artrosi, la mattina non so se mi trovo con la pressione alta e mal di testa quando mi sveglio. Non so se è dovuto aspettare prima o al problema che soffro pure di ansia. In realtà ho capito solo che la signora fa l'aspirina, l'altro farmaco non ho capito quale sia. E quindi... I farmaci che prendo sono... quelle della pressione, quelle del colesterolo, la cardiaspirina, e poi prendo il chiroci per la tiroide perché non ho la tiroide, ma non,
Io sto parlando con la dottoressa. Sì, sì, sì. Allora, sta parlando con la dottoressa. Noi non abbiamo nemmeno capito, ci sono un po' di disturbi al telefono. Lei che tipo di intervento ha avuto? Perché non abbiamo capito. Sì, un attimo che ho qua la cartella e io le dico cosa sì. ho avuto. Allora, un attimo. La signora sta controllando perché se non abbiamo le indicazioni giuste, chiaramente la dottoressa non può dare le indicazioni. Ma possono essere i farmaci a dare questi disturbi alla signora? Ma non ho capito se il disturbo era il mal di testa mattutino. Sì, la mattina, perché lei aveva la pressione alta la mattina. Allora, no, probabilmente... Io di solito sono in partenza e prendo la pillola. Avevo la cartella qua. Va bene, ma rispetto alla pressione cominciamo a dare qualche risposta, se è possibile, dottoressa, nel frattempo allora, si trova gli interventi. In realtà probabilmente non è il farmaco che provoca la cefalea, ma è la pressione elevata nelle prime ore del mattino a manifestarsi con la cefalea, quindi molto probabilmente... Io mi alzo con mal di testa. Sì, però soffro pure di ansia. Ultimamente sono pure stata stressata per i problemi di famiglia. Allora, io ho detto un intervento, sostituire la valvola ortica con l'impianto della protesi biologica. Mi sente? Sì, sì, abbiamo capito, sì. Abbiamo capito. Dottoressa, la prego di essere più veloce. Allora, perché il tempo... Io ho avuto la dilatazione dell'aorta ascendente con stenosi valvolare aortica severa. Sì, allora, la signora è stata operata per una stenosi aortica severa, è stata sostituita la sua valvola nativa con una valvola biologica. Due valvole, una con... Ecco, sì. Sì, comunque una valvola biologica. Mi sembra di capire che la signora faccia anche la cardioaspirina. Sì, va benissimo per una valvola biologica in ritmo sinusale, nel senso che... Due valvole. Sì, se sono delle valvole, entrambe le valvole sono una biologiche... Biologica, sostituire l'aorta ascendente con impianti di una protesi tubolare di vasto genitofale di 28 mm. Sì, ok. Allora, sì, signora, se sono valvole biologiche, perché dobbiamo chiudere. Se sono valvole biologiche, ritengo che la terapia che sta facendo la signora è giusta, molto probabilmente va ottimizzata la terapia antipertensiva perché no, la signora. Io ho questo problema, quando mi sveglio la mattina, e lo stesso è dovuto pure, perché io soffro anche di ansia, sono un soggetto ansioso. Allora, io prendo il control da una, da molti anni. Control. Allora signora, abbiamo capito, però ci ascolti per piacere, un consiglio veloce perché dobbiamo chiudere. Deve dottoressa. Rivolgersi dal medico di base, farsi controllare la pressione la mattina, perché se la mattina la pressione dovesse essere elevata, probabilmente la terapia attuale che prende non la copre per le 24 ore, o va sostituito il farmaco o va aggiunta un'altra molecola farmacologica. Allora questo è il nostro consiglio, signora. Deve... Scusi un attimo, prendo le pillole della pressione, le avevo cambiate, prima prendevo una crena da 20. Signora, si deve rivolgere... Da 30. Sì. Allora, dottoressa, la prego più no, veloce si deve possibile. Rivolgere al medico perché deve fare dei controlli sulla pressione e deve rivalutare la terapia che sta facendo. Allora, questo è il nostro consiglio, deve andare dal medico di base. Grazie molte per averci telefonato, grazie per averci seguito, noi vi auguriamo un buon proseguimento. Grazie chiaramente alla dottoressa Cloro per essere stata con noi e la rinviteremo. Grazie. Grazie a voi.